Ciao amici di Italia Top Games, eccomi qua dopo pochissimi minuti a mostrarvi l'inizio della Pre-Season Match Champion Volume 3, che inizia dall'Inghilterra, dall'English League, ovvero la Premier League, che ovviamente Konami non può nominare per ragioni di diritti. Avete visto, spero, il video precedente, c'è una leggenda in regalo dopo aver giocato 40 partite, per il resto è tutto molto simile alle precedenti campagne. Si comincia con la Premier League, andiamo a vedere nei dettagli. Ci sono le squadre della Premier League, ovviamente. Aspettatevi a brevissimo un sondaggio per decidere con quale squadra debba giocare la campagna. Scegliete bene, come avete scelto bene con Lille, quanto mi sono divertito a giocare con il Lille. Si va a vittorie, quindi niente pareggi. Se si pareggia si va ai supplementari e poi ai calci di rigore. Una vittoria minima alla sfida 1, due vittorie minime alla sfida 2 e tre vittorie minime alla sfida 3. I premi, stranamente, non riesco a trattenere le palpitazioni per l'incredibile novità. Sono 10.000 GP per la sfida 1, 10.000 GP per la sfida 2, 10.000 GP per la sfida 3. E questo è quanto, ragazzi. Allora, la situazione è questa: English League fino a domenica, poi inizia un altro evento. Ora, quello che volevo andare a vedere è se queste benedette rosse delle squadre per l'offline siano aggiornate. Andiamo prima a vedere il Barcellona e poi andiamo a vedere la Juve. Nel Barcellona volevo vedere se era arrivato Aubameyang. Nella Juve voglio vedere se erano arrivati Zaccaria e Vlahovic. Speriamo, ragazzi, siamo al 17 di febbraio, una roba che non ci si crede a dirla tutta, eh? Cioè, proprio a dirla tutta non ci si crede. Comunque, vediamo e speriamo che finalmente questa cosa sia stata sistemata. Lo scopriremo a brevissimo. Allora, schema di gioco. Si è incontrato una Io qui situazione non vedo curiosa del porto Aubameyang. Aerolo. Sì, Si informa sul c'è proprietario Aubameyang. che siamo in Eccolo contatto qui, con l'amico eccolo qui. impiegato delle statuine. Allora, Barcellona è sistemato. Adesso andiamo a vedere la Juve. I soliti Black Screen of the Death di Konami. Torniamo indietro. Allora, facciamo River Plate. Black Screen of Death, ovviamente, non può immancabile. Eccolo, c'è. E beh, diciamo la somiglianza col controparte reale è leggermente maggiore di quello di FIFA. Comunque andiamo a controllare per sicurezza e magari scendiamo anche un attimo in campo. Signore e signori, vi Eccolo qui, ricordiamo che per la Vlahovic. vostra Beh, sicurezza è in questo sì funzione che del gli sistema somiglia, non come quello telecamere. di FIFA. Ragazzi, la verità. Volevo vedere se c'era anche Zaccaria. Sì, c'è Zaccaria, lo metto subito in campo a posto di Locatelli. Formazione professionale, anche se gioco offline per far vedere Vlahovic, io devo giocare sempre per il meglio. Purtroppo Chiesa è giù. Quadrado io assolutamente lo voglio in campo. No, Zaccaria è giù. Vabbè, facciamolo giocare lo stesso. Dybala pure giù, andiamo bene. E chi possiamo mettere lì? Possiamo mettere Bernardeschi. Bernardeschi di qua, che Morata è fuori ruolo. E qui mettiamo Chiesa, anche se è giù. Vabbè, dai. E qui ovviamente Vlahovic a 82, secondo me troppo. Valutazione obiettivamente troppo bassa. Comunque andiamo a giocare un po', così lo vediamo. Rabiot, dov'è Vlahovic? Eccolo lì, eccolo lì, eccolo lì. Beh, veramente altro livello rispetto a FIFA. Non so se l'abbiate visto, è irriconoscibile. È come se c'è da dirle, ragazzi, io l'ho detto che su FIFA l'aggiornamento delle rose è arrivato Buonasera prima da e Fabio c'è da Chiesa. dirlo, Avete assomiglia di più su programmi per InFootball stasera? Vlahovic e Pensavate di bisognerebbe. andare a vedere quel film ungherese con sottotitoli in Vediamo se slovacco al riusciamo a segnare cinema? subito un O forse di gollasso passare la notte a con guardare le Vlahovic. stelle mano nella mano con la vostra dolce metà? E invece
Questa sera le stelle che non potete perdere sono quelle in campo. Seguiteci per i prossimi avvincenti 90 minuti e qualcosa di più. Lo spettacolo che offrono le due curve. Ecco che fa il tiro! La sua conclusione manca allo specchio della porta. Rabiot. Pinola. Sapeva già tutto e anticipa l'avversario. Prova a darla profonda nello spazio. Ci prova con un pallone profondo. Arnautovic, vai. C'è spazio, ecco il tiro. No, palo. Il portiere battuto. Buona la conclusione. Ha fatto bene a tirare raso terra. Per il portiere sarebbe stato difficile arrivarci. Allontana. Ai ai, stanno correndo rischi davvero inutili. Palla oltre la linea, gioco fermo. Pinola. Cerca lo spazio allargando il gioco. Va alla ricerca di un compagno davanti. Vede lo scatto e cerca la profondità. No. Spazza il più lontano possibile. Non stiamo pressando. Hanno ottenuto un fallo laterale. Volevo mostrarvi un gol di Vlahovic. Questa lunga attesa. E adesso prova a cambiare lato e riceve questo pallone. Alla peggio nello scontro di forza. Eccolo. Vlahovic! E conquista un'altra conclusione. Non ci credo. Intercetta il pallone dopo una lettura magistrale. Il fischio dell'arbitro manda tutti a prendere un tè caldo e a riposare. Siamo al secondo tempo. In campo si dirigono verso il tunnel che porta negli spogliatoi. Prima parte di gara senza reti. Si ripartirà dallo stesso risultato con cui è iniziata la partita. Verso la fine del tempo hanno giocato alla grande. Questo potrebbe infondere loro coraggio e consapevolezza nei propri mezzi. Se entrano in campo con il piglio giusto possono fare un grande secondo tempo. Primo tempo sullo 0-0 e dunque tutto è ancora possibile. L'azione è già ripresa. Dopo l'intervallo sono sicuro che le squadre saranno disposte a prendere qualche rischio per vincere la partita e lo spettacolo migliorerà. Questi hanno messo l'autobus davanti alla porta. Pinola. Se vi siete sintonizzati solo ora, vi dico una cosa sincera, non vi siete persi nulla, siamo ancora sullo 0-0. Pallone interessante, in verticale. Colpisce il pallone. Oh. E arriva così il gol del vantaggio. Cosa pensi di questa situazione? Era fin troppo facile, no? Questo è un clamoroso errore di marcatura. Non si può lasciare libero un avversario di fronte alla porta e sperare che non faccia gol. Chiesa, Vlahovic. Ale. Per la Juventus. Ha segnato al 63esimo minuto. Numero 7. Numero 7. Vabbè.
Ok ragazzi, finalmente al 17 di febbraio si è sistemato tutto. Ce n'è voluto di tempo. Al prossimo video e appuntamento al TG Tech oggi pomeriggio. Ciao!